2, 3, azione. È il 25 aprile 1874. Guglielmo Marconi, l'uomo che ha inventato il wireless, nasce in questo palazzo. Ma è Villa Griffone, a 15 km da Bologna, la vera residenza della famiglia Marconi. Guglielmo non ha ancora 10 anni e già dice la mia elettricità. Si dedica con tutte le forze ai suoi esperimenti. La famiglia lo sostiene e gli concede per gli esperimenti la soffitta della villa dove il nonno allevava i bachi da seta. Una notte del 1894 sveglia la madre e la porta qui. Preme un tasto del telegrafo e... E un campanello suona dall'altra parte della stanza. Il telegrafo e il campanello non sono collegati da alcun filo. Un po' più a destra, un po' più in giù, boom, scusa, un po' più alto, così, azione. Nel 1895 Guglielmo da questo giardino invia un segnale Morse a 2 chilometri di distanza. Per la prima volta le onde radio attraversano un ostacolo naturale, la collina in cima a questa strada, la collina dei Celestini. Il fratello Alfonso segnala l'arrivo del messaggio con un colpo di fucile. A soli 21 anni Guglielmo Marconi ha inventato la telegrafia senza fili. Il telegrafo senza fili è stato installato su moltissime navi, come ad esempio il Titanic. Stop buona. Attenzione buona, azione. Inizia l'epoca della comunicazione globale, l'epoca del wireless. Secondo lo studioso Marshall McLuhan si passa dalla galassia Gutenberg alla galassia Marconi. E noi oggi possiamo utilizzare il computer, il cellulare, internet, la televisione satellitare, grazie proprio a questa prima invenzione di Guglielmo Marconi. Grazie alle onde radio di Guglielmo Marconi. Nel 1896 Guglielmo si trasferisce a Londra per brevettare e perfezionare la sua invenzione. Gli anni seguenti non mancano di successi. La prima trasmissione transatlantica. Il premio Nobel per la fisica, la nascita della radiodiffusione. Torna nella sua cara Bologna solo per brevi periodi, ma ne ricorderà sempre il dialetto. E oggi riposa qui, a Villa Griffone, il luogo da cui parte dalla sua straordinaria avventura. Questo è molto buono. Complimenti, bravo.